Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, sono Thomas, oggi siamo qui con un mazzo che c'è su YouTube, si può trovare, però veramente in pochissime quantità. È un mazzo che a me personalmente piace molto e unisce uno degli engine più forti in questo momento e unisce uno dei mazzi più forti di Yu-Gi-Oh! Stiamo parlando di Zodiac con Eldritch. Allora, intanto volevo dire che questo è un mazzo che dipende ovviamente da determinate carte, proprio perché Zodiac comunque ha delle hit importanti, però comunque rimane un mazzo non diciamo ingiocabile, nel senso sì, ok, non è il massimo, però comunque si può sempre giocare, non vi aspettate il super top tier, però comunque è un mazzo veramente molto divertente che se dovesse entrare, ovviamente se, renderebbe le cose complicate all'avversario. Questa è la lista che ho fatto io, gioco i pezzi per il Dragoon, perché sì ragazzi, gioco anche Dragoon, è importante secondo me. Poi ci sono due Golden Lord, tre Parallel Exit, questa qua che si manda di Magician Souls, 3 Forog Blade, 2 Whiptail, 3 Ramram e ovviamente il Raptier. Gioco anche ovviamente delle Entrap, prova a mettere, comunque gioca 44 per briccare di meno, secondo me anche perché gioco tanti brick, quindi preferisco non vederli. Comunque 3 Ashe, 3 Magician Soul, ovviamente 2 Red Ice Fusion, 2 Photophabaris, una White Destiny, non gioco la Black Destiny perché preferisco, cioè non mi piace tantissimo. 3 in questo mazzo, comunque 3 Eldrand, una Vanrage, 3 Tehnki, 3 Sanguine, 3 Goldenland, 2 sì, scusate, 3 Conquistador, 2 Aquero e una Goldenland Forever. L'extra giochiamo il Dragoon of Red Ice, Pleiades, 3 Tiger Mortar, una Hammerkong, no, vabbè, Kok no, però Hammerkong, 3 Chakain, Drident, Borbow, nomi particolari, mascherina, Anaconda, Megacrops e Linkuribo. Ovviamente l'idea di giocare mascherina, boh, alla fine non è proprio il massimo, perché dovresti giocare un mostro Link 4, tipo Lanchained, no? Potete giocare l'Unchained, potete giocare anche il Group of Max, che ne so, togliete il Pleiades e giocate l'Unchained. Il reparto link è da gestire. Io personalmente ovviamente vado a giocare Linkuribo per Magician Souls, dato che gioco Parallel Exit. Anaconda, ovviamente, perché posso fare combo con lui, portare Drillent. Se la combo parte con Parallel Exceed, allora posso fare anche Mascherina, posso fare Megacrops, posso fare veramente tante cose. Quindi in realtà, ragazzi, non lo so, c'è Mascherina, potete togliere e mettere il Gustav Max, perché ci abbiamo i Big, se no potete mettere i Pleiades. O se no, mettete tutte e due. Dipende da voi, ragazzi, perché comunque potete anche mettere Mascherina per fare poi l'Unchained, che quando spacchi con Dragoon, quando fai Divine End, spacca e tutto così, ragazzi, non è male. Io ad esempio, infatti, preferisco giocare il Link Unchained con la mascherina. Però comunque andiamo a fare una test end. Ok, ragazzi, madò, ok, perfetto, ragazzi, vedete? Abbiamo tre pezzi Eldritch più la combo Zodiac, quindi possiamo partire di Raptier. È andata bene, andiamo Ramram, vabbè, evochiamo Chaiken che costa tantissimo, continua a salire di prezzo, poi con Tribri che ragazzi sto mazzo diventa più forte, dunque specialate Ramram, fate poi Drident e con l'effetto di Drident andate a spaccare Ramram, che quando va a greve attiva il suo effetto e specialla Chaiken. Ricordatevi che gli Zodiac non sono Wands, cioè dipende, però comunque non sono Wands. Perfetto. L'effetto ovviamente dei Zodiac, quindi mandate un ovviamente attivate Tiger Mortar che vi fa prendere un altro
un altro coso a Chakanin, un altro materiale Link. Mi raccomando, guardate bene perché questa è la combo Zodiac che ti permette di fare Apollo USA o l'Infinitrack. Non abbiamo visto la mano forse più forte, però adesso qua decidete voi. Potete chiudere l'Infinitrack o potete chiudere con Anaconda. Ovvio che però ri vi rimane un Drident così, oppure potete... Sì, l'idea è questa, fate una roba così e poi voi giocate di Eld. E boh, nel senso... Questo è, andate, che ne so, il grosso, o andate questa e settate 3, potete scegliere voi. Ovviamente settate 1, 2, 3 e boh, avete uno spacchino, uno che banna e un mostro difficilissimo da togliere. E poi avete comunque questo qua. Poi, ragazzi, avete 4 carte Eldritch, quindi la partita è salva praticamente. Poi... Questa è un'altra mano. Questa è una mano solo Zodiac, quindi ragazzi, boh, fate la combo solita. Questa la potete chiudere anche con Dragoon Drident perché gli equipaggiate lui. Ok, qua invece, ragazzi, abbiamo pure un extender come l'Avaris che ci rimischia e fa pescare. Quindi facciamo sempre la nostra combo. Io direi, abbiamo Ramrem in mano. Se avete questo in mano e avete la possibilità di andare lui, fatelo. Perché? Attivate l'effetto. Ve lo spaccate e pescate uno, ragazzi. Fortissimo. E poi voi ripartite con la solita combo. Chakanin, effetto Chaka. Scarti speciali. Porti lui. Ovviamente ha l'effetto negato fin quando rimane sul terreno. Cioè, sul terreno ha l'effetto negato. Porti Drident. Effetto Drident. Stacchi Chakanin. Spacchi questa. Effetto Ramram. Speciale Chakanin. Poi Tiger Mortar. Effetto Tiger Mortar. Scartare Drident. Material su Chakanin. Attivate. Scartate. Specialate Drident. Poi non è ancora finito. Fate l'oro. Poi fate Avaris, 1, 2, 3, 4, 5, rimischiate tutto ragazzi perché comunque Avaris in sto mazzo è overpower. E boh, e avete un altro Zodiac in mano, avete questa che boh fa schifo però non importa, si speciala scartando. Quindi magari il turno dopo fate special lei, normal lui, fate Anaconda, intanto avete un Ash, un Eldlord con... La Golden Lane che spacca. E quindi boh ragazzi, è figo perché poi il turno dopo, se riuscite a sopravvivere, ovviamente avete uno spacchino più un mostro e un Ash. Non è il massimo, però comunque scali mostri difficile da toccare. Ok, questa è un'altra mano. Le cose sono due. Ovviamente, abbiamo visto Magician Souls, giochiamo due Red Eyes Fusion, quindi io direi, andiamo Tenki. Cioè, attiviamo Tenki. Andiamo a prendere Rapier. Facciamo la nostra combo Zodiac. Questa, ragazzi, si può giocare così. Magician Souls. Specialla. Eccola. E boh. E ce lo teniamo buono lì. Perché poi andiamo a fare questo. Andiamo ad attivare l'effetto. Mandiamo a Grave lui. Facciamo la nostra combo Zodiac nel modo più veloce possibile. Magari non evochiamo Drident, sai, no? Non è proprio il momento. Comunque Chakanin. Comunque ragazzi, Magician Souls in questo mazzo va giocato perché dà una consistenza ovviamente migliore. Cioè penso che non ci siano dubbi. Dà una consistenza che lo rende diciamo migliore. Giustamente, sai, playset quanto costerà? 120 euro il playset? Di più forse? Non stiamo mica parlando di... Comunque, Chakanin. Andiamo a farci sopra Tiger Mortar, però Drident. Effetto Tiger Mortar. Scartiamo Drident, anche perché è l'unico materiale. Li attacchiamo qualsiasi Zodiac che non sia ovviamente un Xyz. E specialiamo Xyz. Bellissimo. E boh ragazzi, adesso potete decidere. Cioè ad esempio, io ho 4 mostri.
Vado ad attivare il suo effetto. Scarto. Scarto. Pesco 2. Ragazzi. Paralexid. 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 Ne so, fate 1, 2, 3. Attivate l'effetto di Paralexid. Riattivate l'effetto di Paralexid. E poi fate ovviamente l'anaconda. Fate Dragoon, se volete calate anche l'incurivo. Chiudete così e boh, ragazzi, cioè chiudete poi. Vabbè, questa diciamo che non è proprio il massimo, eh. Diciamo abbiamo pescato Dragoon, cioè il drago. Però comunque chiudete con Dragoon, Infinitra, con l'incurivo che protegge d'attacco. Comunque, questo mazzo è un po' fatto così. Se questa lezione vi piace, se comunque il mazzo vi è piaciuto come montato, scrivetelo sotto nei commenti. Ci vediamo alla prossima.